La bellezza in un abbraccio. Storia del tango, storie di emigranti. Con Stefano Fava. Sul mattino guarderò stancamente a quello che c'è in me, le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri. Siamo arrivati all'ultima puntata di questa serie dedicata al mio libro, il cui titolo per esteso è Tango argentino, la bellezza in un abbraccio, storia del tango, storie di emigranti. Ricordando che è reperibile in tutte le principali librerie italiane fisiche e online, ringrazio ancora una volta sentitamente tutti coloro che mi hanno seguito fino a qui e che mi hanno mandato i loro messaggi di apprezzamento. E in quel momento in punto suoneranno le sei. Oggi cominceremo quest'ultima tappa da una data, il 16 giugno del 1955. Da alcuni anni il generale Juan Domingo Perón, presidente della nazione argentina dal 1946, sta perdendo l'appoggio di parti importanti dell'establishment politico e militare del suo paese e soprattutto della Chiesa Cattolica, che addirittura lo scomunica per le sue proposte di legge a contenuto anticlericale, fra cui quella sul divorzio e quella sull'abolizione dell'insegnamento della religione nelle scuole. La forte opposizione antiperonista all'interno delle forze armate cresce ogni giorno di più e appunto il 16 giugno del 1955 esce allo scoperto. Alle ore 12 di quel giorno, una squadra di 30 aerei della Marina di Guerra e dell'Aeronautica sorvola Plaza de Mayo con il preciso obiettivo di uccidere il Presidente della Repubblica. Vengono sganciate numerose bombe, una delle quali colpisce un tram uccidendo tutti i passeggeri, 40 dei quali sono bambini in gita scolastica. Il bombardamento si accanisce sul centro della città per ben 5 ore, lanciando 15 tonnellate di esplosivo sulla Casa Rosada e su tutto il quartiere circostante. Le vittime, alla fine, saranno più di 300, tutti civili e tutti innocenti. Perón si salva e cerca di organizzare la resistenza. È il giorno più nero della storia dell'Argentina fino ad allora. Ce ne saranno altri poi, purtroppo, ma intanto è da notare che questa è la prima volta nel corso della storia moderna dell'umanità che le forze armate di un paese bombardano e uccidono dei connazionali. 3 mesi dopo, il 16 settembre, i militari oppositori di Perón, guidati dal generale Eduardo Lonardi, ci riprovano, lanciando un'altra vera e propria offensiva di guerra contro il governo. Dopo 4 giorni di guerriglia urbana, Perón si arrende e fugge in Uruguay. È il 20 settembre 1955 e la fine di un'epoca. La Revolución Libertadora, come si chiamerà il regime post-peronista, pone fine alle misure protezionistiche introdotte da Perón a difesa dei prodotti nazionali, compresi quelli culturali, e apre l'Argentina al mercato estero, soprattutto agli Stati Uniti, dai quali arriva fra l'altro il rock and roll. Il tango, come musica da ballo, sta di nuovo passando di moda, sta di nuovo morendo.
Un mese dopo il colpo di stato antiperonista, nell'ottobre del 1955, per una curiosa coincidenza, Astor Piazzolla fonda l'Octetto Buenos Aires, con il quale porterà il tango su territori molto lontani dal suo contesto tradizionale. Non più il tango canzone, ma solo musica strumentale. Non più musica da ballare, ma da ascoltare in silenzio come ad un concerto. Introduzione di nuovi strumenti come le percussioni e la chitarra elettrica. Non più D'Arienzo e Fresedo come modelli, ma Stravinsky e Bartók. In Argentina la polemica pro e contro Piazzolla assume i contorni di una violenza inusitata, con furiosi scambi di opinioni su giornali, riviste e programmi televisivi. La chiosa la mette lui stesso, Piazzolla, con tutto il suo sarcasmo che doveva far infuriare i sostenitori della tradizione. In una intervista dice: «En mi país cambian los presidentes y no dicen nada. Cambian los obispos, los cardenales, los jugadores de fútbol, cualquier cosa. Però il tango no, il tango hay que dejarlo así, como es. Antiguo, aburrido, igual, repetido. Nel mio paese cambiano i presidenti e nessuno dice niente. Cambiano i vescovi, i cardinali, i giocatori di calcio, qualsiasi cosa cambia, però il tango no, il tango deve essere lasciato così com'è. Antico, noioso, sempre uguale e ripetitivo». La verità è che l'abbraccio è passato di moda. I giovani si scatenano a ballare Rock Around the Clock o i successi di Chuck Berry e Elvis Presley. Il periodo che va da metà degli anni 50 agli anni 80 è caratterizzato dal divorzio del ballo dalla musica del tango. Quest'ultima prende la direzione di uno sperimentalismo avanguardistico che la porta lontano dalla sensibilità popolare, dalle feste di carnevale, dai clubes de barrio, mentre il primo, il ballo, sprofonda in quello che possiamo chiamare il medioevo del tango, un trentennio in cui ballarlo era considerato cosa da vecchi e fuori moda. Vorrei concludere questa puntata e questa serie con alcune considerazioni tratte dal capitolo del libro che si chiama Breve storia dell'abbraccio. Uno dei motivi per cui il tango delle origini era ritenuto scandaloso e osceno da gran parte della società risiedeva nell'estrema vicinanza dei corpi dei ballerini, che rimanevano praticamente incollati dal torso per tutta la durata del ballo. Ed era proprio questa caratteristica che attraeva i giovani, come sempre affascinati dalla trasgressione nei confronti di tutte le cose proibite. A fine Ottocento, l'abbraccio totale rappresentava l'espressione di una rottura col passato, di una ribellione da parte dei giovani nei confronti dei rigidi valori morali del tempo. Abbracciarsi stretti e appoggiare il proprio petto a quello di un'altra persona fino a sentirne il battito cardiaco, mentre le guance si sfiorano e le bocche si trovano a una distanza che sconvolge le menti, con la febbrile possibilità di un bacio sempre in agguato, diede ai giovani dell'epoca un'occasione per esprimere la sessualità in modo libero, alternativo e trasgressivo, in un mondo basato su una rigida segregazione dei sessi. Per circa 70 anni, fino agli anni 50 del Novecento, la coppia in modalità abbraccio totale è stata la cornice in cui si è sviluppato il tango. Ma proprio questo abbraccio chiuso, stretto e immobile cominciò a suscitare nei giovani degli anni 50 un senso di soffocamento e di mancanza di libertà. Sulle musiche del rock and roll i giovani non solo cominciano a dondolarsi e a rotolarsi, ma si agitano saltando e gettando allegramente in aria mani e gambe. Un'esplosione di vitalità corporea che viene usata come bandiera con la quale differenziarsi in modo netto e antagonistico dal passato. Siamo ormai in pieno clima di consumismo di massa e le case discografiche con i canali radiofonici e televisivi cavalcano la nuova tendenza.
Da musica e ballo, il rock and roll diventa così un modo di vivere, di vestirsi e di comportarsi. Dona ai ragazzi una nuova identità che sbeffeggia la tradizione. Il tango, quindi, diventa roba da vecchi. E così sarà considerato per i seguenti 30 anni, fino a quando, negli anni 80 e 90, magicamente, ancora una volta, risorgerà per arrivare fino a noi. Avete ascoltato La bellezza in un abbraccio, storia del tango, storie di emigranti, con Stefano Fava.